Buonasera e benvenuti a Box Pinelli, la salute dei nostri occhi. È il nostro appuntamento mensile in diretta e siamo già collegati con il dottor Roberto Pinelli che ci seguirà da Lugano. Buonasera dottor Pinelli, benvenuto. Buonasera, come va? Va bene, grazie, fa un po' caldino da noi ma immagino che anche sul lago le temperature siano abbastanza elevate, vero? Sì, è vero, è vero. In questi giorni è estate piena, sì, è vero. Perfetto. Avvisiamo i nostri telespettatori che possono telefonare già da questo momento perché noi riusciamo a garantire appunto un servizio elevato anche in questo. Quindi chiamate, chiedete informazioni riguardo i temi che tratteremo. Vi dico subito il titolo della trasmissione odierna, parleremo di luce, l'avete già intuito. La luce, un nuovo punto di vista. E quindi riusciremo a declinare questo interessante argomento legato alla salute dei nostri occhi, ma anche alla salute di ogni essere vivente, alla salute del pianeta. Allora, dottor Pinelli, siamo ancora a distanza per motivi di praticità, ma soprattutto anche per garantire uno standard di sicurezza per i suoi pazienti, e questo lo ammiro molto, è anche un indice di serietà. Qui le cose vanno abbastanza bene, però insomma la prudenza non è mai troppa, vero? Immagino. Sì. Ah, io la ringrazio per questa. Diciamo che mi manca molto essere lì e la prossima volta in agosto sicuramente verrò, ma anche noi stiamo bene. Io l'ho fatto per un altro anche motivo, innanzitutto per sentirmi a casa come i telespettatori, e quindi lei è da ponte tra noi, diciamo sullo stesso piano. E la seconda cosa è, siccome questa sera dopo la trasmissione verso le 11 vado a dormire, anche perché domattina presto ho delle tante visite di gente che viene da lontano, e quando vengo spesso lì a Cremona poi arrivo a casa alle 2-3 di notte, e questo non mi consentirebbe di dormire. Chiedo scusa, ma spero che sarà comunque una cosa in famiglia, ecco, vi ringrazio. Benissimo, questo clima piace molto anche ai nostri telespettatori e accetto questo ruolo da trade union. Mi piace fare da ponte, sì, tra voi che ci, sì, seguite da casa e il nostro stimatissimo, amato dottor Pinelli che ci parlerà e ci mostrerà molte immagini questa sera, immagini, interviste, ci parlerà di cose estremamente utili per la salute degli occhi da Lugano, non so se da casa o da Seri, comunque siamo collegatissimi e tutto funziona per me. Da casa? Sì, ah, grazie, vedo un immancabile pianoforte in casa, onnipresente in ogni stanza da lei abitata, e questo ci ricorda la sua anima e la sua vena artistica. Allora, miei cari telespettatori, partiamo subito con una considerazione legata proprio alla luce. Questa è la stagione di massima intensità luminosa, è difficile sottrarsi al sole durante le giornate. Però questo non è male, e soprattutto non è male per i nostri occhi. Oggi ne parleremo di luce come non tanto di un oggetto, ma di un evento, un processo. Vero, dottor Pinelli? Eh sì, io la ringrazio tanto per questo, anche perché credo che il mio medesimo dei telespettatori, che poi sento molto vicini, e la luce anche è riuscita a metterci ancora più vicini, perché si tratta di una tecnica non invasiva, e quindi è un ecosistema dell'occhio che poi va nella salute di tutti, anche immunologica e anche psico della visione. Quindi io, diciamo che lei che fa una battaglia da anni e io da qualche anno meno, ma comunque con voi siamo stati premiati anche dalla scienza, perché adesso le pubblicazioni scientifiche ci hanno dato ragione. Quindi direi, è vero quello che dice, la luce fa bene, e poi possiamo anche modularla per togliere difetti visivi o proteggere da retinopatie e altro, ma in generale la luce è amica dell'occhio e di noi, quindi sfatiamo un mito, perfetto. Certo, poi soprattutto la considerazione primaria è che proprio le nostre cellule oculari catturano la luce e si nutrono di luce, e questo lei è riuscito a dimostrarlo e soprattutto a metterlo in pratica in campo non solo di chirurgia refrattiva, ma anche oggi attraverso la nutraceutica e con la fotobiomodulazione, anche nella cura di varie patologie molto serie e invalidanti dell'occhio. Quindi
È vero quello che cellule dice. e salute. E quello che dice è perfetto. E la cosa bella è che noi ci abbiamo sempre creduto, anche lei, da anni, e quindi abbiamo sposato questa filosofia che riguarda anche la nutraceutica, la nutrizione, per quanto riguarda la sua grande esperienza. Io non sono nutrizionista, però vedo che lei da anni fate battaglie e vincenti su questo. Adesso la nutraceutica diventa nutrigenomica, perché fa sì che le nostre cellule riescano anche a riattivare il DNA e questo viene pubblicato. A me interessa dire una cosa per i miei colleghi, i pazienti e i vostri telespettatori, che ogni cosa che noi diremo questa sera in ogni fase sarà supportata da materiale scientifico, perché è un mio dovere pubblicare e anche una bella cosa sapere che il mondo della letteratura anglosassone ha passato come scienza la luce, la nutraceutica e la nutrigenomica tramite il portale Occhio. Quindi ecco, non siamo più avanguardia, ormai siamo il presente. Questo è bello dirlo. Beh, mi ha rubato la parola perché io invece volevo proprio dire che sono sempre piuttosto emozionata quando facciamo queste trasmissioni perché sento di portare avanti, attraverso lei ovviamente, un discorso di avanguardia perché in oculistica la luce io l'ho sentita introdurre per la prima volta da lei. Però il concetto di luce, pur essendo estremamente innovativo oggi, viene dal passato. Viene da una Sì. parte di storia che lei ama moltissimo, la storia degli egiziani, per arrivare poi ad Sì. Einstein. È vero, gli egizi, Racca, Bassora, i Sumeri, le piattaforme solari in Grecia, ne parlava Aristotele, Platone nel Timeo, Pitagora di Samo che andò a Crotone. Allora, tutte queste persone, anche Cartesio che parlò di luce, di pineale e Leonardo da Vinci, avevano capito che come le piante si nutrono di luce e hanno una modulazione della lunghezza d'onda per le loro cellule, l'uomo avrebbe potuto nutrirsi di luce. Noi però abbiamo dovuto dimostrarlo scientificamente usando anche prodotti nutraceutici e usando i fotoni a togliere difetti visivi e a prevenire o tamponare patologie retiniche. Quindi quello che dice è perfetto, però oggi alcuni articoli scientifici importantissimi l'hanno confermato. Quindi è bello dire che anche per gli altri è condivisibile. Quindi chiunque ci creda può cominciare. Poi lei lo sa che noi inventeremo altre cose, non è che io mi fermo, sono un tipo molto curioso, però è bello che quello che faccio si estenda anche al mondo del nuovo medico del futuro, no? Certamente, dottor Pinelli. Senta, il sole che è, come dicevo prima, molto presente in questa nostra stagione estiva, è stato considerato a lungo, negli ultimi decenni, un nemico. Sole, invecchiamento cutaneo, sole e danni alla vista. In modo particolare è stato accusato il sole di provocare la cataratta. Lei ha ribaltato in concetto, tant'è che è tra i pochi centri oculistici, tra i pochi istituti che continua a proporre il servizio, quindi ad operare anche durante i mesi più caldi, i mesi estivi. E quindi lei ha ribaltato il paradigma, l'assioma che il sole sia un nemico. Ma certo, è domanda perfetta come sempre. Cioè, adesso vediamo se la risposta è all'altezza, perché la domanda è molto intrigante. Allora, il sole non è nemico, però bisogna sapere in quali fasi della giornata, perché noi abbiamo delle difese naturali per il sole che ha delle lunghezze d'onda molto forti, però al mattino e al crepuscolo ci sono delle lunghezze d'onda buone, che sono le stesse che la pianta usa per fare la fotosintesi, le prende, poi durante il giorno alcune foglie, tipo il grano turco, si chiudono e non fanno fotosintesi, infatti l'acqua bisogna dar da bere al mattino o alla sera, perché sennò non serve, e poi si riapre. Così anche il nostro occhio. Allora noi abbiamo studiato quali sono le lunghezze d'onda, quindi UVA,
Keratocono, Paracel, Femtoracil Lux e fotobiomodulazione. Alla fine sono tutti parenti, vanno a nutrire le cellule. Quindi anche i dermatologi oggi dicono che certe lunghezze d'onda aiutano la pelle a guarire, per esempio, da psoriasi o eczemi. Bisognava distinguere quale lunghezza d'onda e finalmente siamo arrivati. Perfetto, quindi abbiamo chiarito. Ovviamente questo non vuol dire abbrustolirsi come molti di noi hanno Certo. fatto o ancora continuano a fare al sole per ostentare una tintarella estrema, diciamo così, perché lì effettivamente i danni possono manifestarsi poi nel tempo Vero, ed ma essere anche è pesanti. vero. Ma appunto in queste fasce d'orario, con questi raggi, del resto, dottor Pinelli, abbiamo imparato che la produzione di vitamina D, che è preziosa per la nostra vita, non solo per le nostre Esatto. ossa, ma per il sistema immunitario, avviene in una fascia particolare della mattinata e dobbiamo mostrare al sole il viso pulito, il palmo delle mani, ma non oltre le 9 e mezzo di mattina, a Sì, seconda poi sì, dell'orario sì. solare o l'orario legale. E quindi se noi utilizziamo con l'intelligenza e con l'intuito che ci potrebbe venire dalla natura questi benefici di una stagione meravigliosa come l'estate, allora sì che potremmo veramente goderne maggiormente. Ma anche gli occhi, e questa è stata la grande importante battaglia che lei ha portato avanti, anche gli occhi in fasce opportune di luce possono addirittura migliorare, no? È quello che lei Ma consiglia ai certo. suoi pazienti, questi bagni di luce appunto alla mattina presto, il sun gazing, quello che Sì. lei Sì, annuncia sì, sì. spesso e di cui parla spesso, questo fenomeno californiano, ma che può essere anche nostro, Ma no? Non è un'esclusiva loro. è molto antico, è molto antico. Allora, certe lunghezze d'onda nutrono l'occhio e poi quando sono troppo fuori range, l'occhio ha dei meccanismi di difesa, vitamina C in camera anteriore, glutatione, eccetera. Il cristallino protegge dagli insulti termici la macula e quindi andrebbe mantenuto, e questa è la mia filosofia che sposo. Penso che in futuro l'intervento di cataratta non si farà più perché un cristallino, se Dio l'ha messo lì, ha un suo senso. Certo. Ma su questo poi possiamo parlare. Secondo me protegge la macula, anche una sua velatura, da insulti termici. Noi però possiamo vedere in natura certe stalle che sono messe da est-ovest, hanno gli animali che prima si nutrono di luce al mattino, poi mangiano e durante il giorno sono coperti dalla luce forte e poi di nuovo fanno il sun gazing. Questo io l'ho visto con i miei occhi. Prima di mangiare si caricano gli occhi e da lì ho cominciato gli studi e poi li ho fatti diventare articoli scientifici e terapie. Certo, è il nostro pane quotidiano oggi. Allora ringrazio tutto il Sì. nostro pubblico che ci segue con attenzione. Pensi, dottor Pinelli, che ogni puntata si aggiunge un pubblico nuovo. Ad esempio, oggi dobbiamo salutare anche i telespettatori dalla Liguria, eh? Così Oh, che come bello. abbiamo salutato tutti quelli della costa romagnola, dell'Emilia-Romagna, ma delle Marche, abbiamo il Trentino, Alto Adige, abbiamo il Veneto, insomma, oltre alla Sicilia. Lombardia adesso incominciamo a essere veramente numerosi, mi fa piacere. Poi salutiamo anche i telespettatori collegati col nostro canale nazionale, con la rete nazionale, che ci seguono anche dalle isole dal sud. Allora, detto questo, io vi proporrei, se volete, intanto potete approfittarne per telefonare, una piccola sintesi che i miei colleghi Claudia Barigozzi e Yassin Sadni, mi ero concentrata sul cognome che non so pronunciare bene, Sadni, mi pare, poi chiederò conferma, hanno realizzato proprio in questi giorni per documentare come sono frenetiche anche devo dire, le mattinate in serie, per vedere appunto come anche in questi giorni, se Dio vuole, il lavoro è stato non solo preservato, ma forse è anche aumentato dopo quel ciclone che ci ha travolti tutti. Va bene, curiosiamo un po' se siete d'accordo, andiamo in serie che è sempre Andiamo. piacevole. È una mattinata intensa. Sì, è una mattinata molto intensa. Io rispetto le regole, anche se,
devo dire che lo faccio comunque da sempre. Mattinata intensa, una giornata intensa con Femtolasi Glux, di cui poi abbiamo avuto le pubblicazioni che ci hanno anche sorpreso, perché il mondo oltreoceano ci ha riconosciuto finalmente. Quello che facciamo, quindi, è evidence-based medicine, cioè medicina, il mondo anglosassone ha pubblicato, e poi fotobiomodulazione per macula, cioè la luce serve sia per fissare la cornea dopo la refrattiva e per sbiopia soprattutto, e per ristimolare la macula, l'attività dei fotorecettori, mitocondri, ATP. Quindi è una specie di fotosintesi rodopsiniana che è sorella della fotosintesi clorofilliana. Quindi l'ecosistema che usa l'occhio è molto simile al mondo vegetale, e di questo io sono molto felice, perché da quando l'uomo ha cominciato a muoversi, a differenza delle piante che stanno ferme, il senso di comunità che le piante hanno, forse l'uomo l'ha perso. Io direi, se tornassimo a quello, il problema virale potrebbe essere molto meno intenso di quello che è. Anche forse il senso della natura e il rispetto. Basta vedere negli ultimi 2 mesi, animali, piante mai così belli. Hanno visto i delfini a Cagliari, hanno visto i coaluci marini alla grande. La natura è contenta, non è stata colpita dal Covid. Io direi che quindi è giusto avere una forte immunità dentro, con dei prodotti nutraceutici importanti, avere la consapevolezza di fare qualcosa di non invasivo alle persone. Noi usiamo il messaggio luminoso fotobiomodulato del sole, e forse magari che l'uomo pensi meno a prendere e più a dare. Bene, quindi abbiamo appurato che Seri è Covid free naturalmente, proprio strutturalmente lo è, anche concettualmente se volete. Senta, dottor Pinelli, lei come molti suoi colleghi può essere considerato giustamente uno specialista, quindi un medico che pratica la medicina d'organo, ma non è così. Negli ultimi anni io ho assistito con grande piacere a un, come posso dire, ha un suo spessore diverso, e quindi a un prendersi carico del paziente nel suo insieme, nella sua globalità. C'era sempre la curiosità e la voglia di conoscere la persona che stava di fronte a lei, ma oggi c'è anche la presa in carico da un punto di vista, diciamo, della salute d'insieme. E quindi non è solo dieta, non è solo comportamenti, stili di vita, ma è proprio un scavare, un approfondire, un andare un po' verso la filosofia di vita. È giusto che sia così, o voi specialisti dovete mantenervi un po' arroccati sulle vostre specialità e quindi ricercare proprio tutto ciò che concerne, ad esempio nel suo caso, l'occhio, la vista? Ma io non lo so rispondere se non personalmente, ovvero io mi occupo di occhi, ma il medico ippocratico parlava con le persone, e quindi io direi che il medico dovrebbe usare l'organo per entrare a un rapporto personale, emotivo, di fiducia e di emozione, cercare di capire la cifra personale che ha di fronte e aiutare la persona. Quindi se lei mi dice che faccio lo supponiamo, se la domanda era è specialista degli occhi, no, io uso l'occhio come portale, ma se non sento la persona ancora pronta a questo discorso di avanguardia, magari dico di tornare e gli faccio un favore, perché gli do tempo di riflettere. Quindi se la sua domanda era sto andando verso la medicina integrata, la risposta è sì. Perfetto, bene, bene, sì, sì. Quindi questa sua conversione alla natura è un lungo viaggio, è un processo anche di maturazione del medico, del professionista. Allora, per i nostri telespettatori possiamo anche annunciare quello di cui parleremo nel corso della serata. Sapete che l'inizio è sempre un po' diciamo teorico, dobbiamo far capire soprattutto a chi ci segue per la prima volta dei concetti di base, cioè che qui non troverete solo tecnica, per l'amor del cielo. Siamo ad altissimi livelli e quindi poi vi faremo vedere appunto come dialogano i
come dialogano i laser del dottor Pinelli, ma non è solo questo, perché i laser li possono utilizzare più o meno bene tutti quanti. È quella cosa in più, ad esempio l'utilizzo della luce, è la presa in considerazione dei fotoni, è il capire quanto tutto questo influisca poi anche a livello psichico, psicologico, di benessere generale. Sì. Ce ne parli lei, anche sui corpi, e anche sui corpi sottili. Ecco, su questo infatti, che bello, queste energie sottili. Nessuno ancora, i corpi sottili che non si vedono faranno parte della scienza, delle questioni di pochi mesi o anni, cioè in quella parte sottile di neuroscienza non visibile esiste anche l'effetto che noi facciamo, e togliendo presbiopia o tamponando maculopatia o andando a fissare un cheratocono con procedure non invasive, bilaterali, eccetera, in realtà credo che andiamo a toccare l'epifisi, la pineale, a scatenare il DMT e dare un discorso di cellulare nel corpo e andare a parlare con i biofotoni di Pop. Quindi io direi che, senza considerare i corpi sottili, oggi il processo di guarigione è incompleto, credo. Allora, avviso i nostri telespettatori che nella seconda parte noi parleremo di patologie corneali, quindi necessariamente andremo a ritroso e parleremo di cheratocono, ma anche di patologie retiniche, mentre la terza parte sarà dedicata proprio all'approfondimento, diciamo, più tecnico. Vi facciamo vedere, entriamo in sala operatoria, se così la possiamo definire, perché non stiamo più parlando di veri e propri interventi, ma di trattamenti assolutamente di minima invasività, forse nulla invasività, e quindi vedremo sostanzialmente qual è la differenza tra un intervento all'avanguardia fatto col femtolux, col femtolaser, e un intervento come quello che viene proposto in serie dal dottor Roberto Pinelli con l'aggiunta di lux, e perché questa aggiunta diventa determinante e diventa il sigillo. Sa che abbiamo già concluso il nostro primo pezzettino insieme di trasmissione. Ci vuole aspettare un paio di minuti, non di più, per la pubblicità? Diamo appuntamento anche al suo pubblico. E vi raccomando, approfittatene anche per telefonare. Ogni telefonata è preziosa per costruire le nuove trasmissioni o anche quella attuale, e per costruire anche un legame con il dottor Pinelli e i suoi collaboratori, che molto gentilmente vi risponderanno ad uno, analizzeranno il vostro caso. Quindi non è un obbligo ad andare in serie, ad andare a Lugano, ma è semplicemente un servizio che sono grata possa essere svolto nella maniera migliore, più corretta. Ben ritrovati, questo è il nostro appuntamento mensile con Box Pinelli, e il dottor Pinelli è collegato con noi in diretta da Lugano. Allora, quando io ho conosciuto giornalisticamente parlando il dottor Pinelli, era già una persona di fama, rilasciava molte interviste, ovviamente sollecitato sulle principali testate giornalistiche, era già un uomo di successo, era un uomo giovane che aveva già raggiunto, diciamo, l'apice della carriera, anche se poi la fama televisiva lo ha travolto solo proprio in questi ultimi anni. Adesso è diventato un vero e proprio fenomeno, però, come spesso accade, le cose, il genio si manifesta nella giovinezza, e il dottor Pinelli già nella giovinezza aveva prodotto alcuni interessanti e direi importanti brevetti, come ad esempio Paracel. Ho fatto questo preambolo perché voglio portarvi a parlare con lui di luce ultravioletta e di questa interazione straordinaria, se ci pensate, meravigliosa, con la vitamina B2, cioè una vitamina del gruppo B
che riesce a interagire, a dialogare con la luce ultravioletta. E questo ha fatto riflettere il dottor Pinelli, l'ha fatto concentrare su una patologia, su una metodica, il cross-linking, a cui già molti si dedicavano. Questa non l'ha inventata lui, questa tecnica, no, ma lo ha stimolato a perfezionare e a rendere meno invasivo un trattamento. Adesso tocca proprio lei a raccontarci questo suo viaggio straordinario e come è riuscito a mettere a punto un collirio osmotico, il Paracel, che è, possiamo dire, un collirio ormai di fama mondiale, un collirio che viaggia da solo nel mondo, da Brescia, dove è stato inventato, da un italiano. Sì, adesso Paracel è la riboflavina che sta passando l'FDA, quindi è la molecola più venduta e più usata nel pianeta per bloccare il cheratocono. Adesso parliamo di cose tecniche, nel senso che gli ascoltatori diranno: ho capito, bella la filosofia, però io ho il cheratocono, ho la presbiopia, ho la maculopatia, cosa faccio? Allora, i giovani per difetti visivi magari, o anche i presbiti dopo, adesso diciamo perché è nato Paracel. Cioè, io ho pensato che bisognava far portare la vitamina B2 nell'occhio senza invaderlo e bisognava usare un linguaggio cellulare, cioè l'osmosi. E quindi abbiamo formulato Paracel, che funziona e entra, e poi è stato ceduto a una grossa compagnia americana, Vedro, adesso si chiama Glaukos, eccetera. E cosa succede? Che irradiato per 2 minuti, punto 4, con una luce ultravioletta modulata, riesce a solidificare il collagene, che è un po' fragile, e evita il trapianto della cornea. Questa persona che avete visto ha fatto due occhi insieme, non sente dolore e ha bloccato il cheratocono. Quindi oggi il cheratocono non è più necessariamente da trapianto. A me emoziona sempre vedere questi filmati, perché sembra fantascienza, sembra Star Trek, ma in realtà è proprio così, cioè quello che sembrava un sogno è diventato realtà, scienza e risultato scientifico. Quindi è proprio come dice lei, Paracel oggi è la realtà più importante al mondo, sì. Certo, bene. E soprattutto ha reso una metodica sicuramente efficace, perché il cross-linking resta una basilare per il trattamento del cheratocono, sì, che è una patologia che ancora oggi fa paura, è molto invalidante e poi, sì, a volte ha dei decorsi veloci che portano, come diceva lei, al trapianto. Però tra le patologie corneali è sicuramente quella più diffusa, purtroppo, e anche in età giovanile lo è. Allora, quello che volevo dire è che lei è riuscito a capire che il cross-linking, da tecnica piuttosto invasiva, brutale, perché costringeva, sì, a togliere l'epitelio, quindi a togliere attraverso una lamella, un'operazione un po' dolorosa che richiede poi un post-operatorio abbastanza fastidioso, lei attraverso il processo osmotico, quindi concetti proprio scolastici ma approfonditi bene, è riuscito a formulare un collirio che evita l'atto, diciamo, brutale, ecco, e quindi siamo sul piano proprio della mini invasività, quella che oggi i pazienti richiedono, perché non è che il dolore ti rende più solido l'intervento, al contrario, il dolore significa un insulto più o meno grave al tuo organo, al tuo occhio. Ma generalmente l'invasore è conflittuale, mentre se rispetti un organo, fai come madre natura. E spesso le cose più semplici sono anche le più profonde, e quindi per arrivare alla semplicità non è poi così immediato e facile. Abbiamo dovuto capire che la luce, se viene concentrata e portata nell'occhio, e riesce con questa sostanza a solidificare la cornea. Siamo andati in Germania da Spohr, Wolensack e Theo Zeiler, che inventarono il cross-linking con rimozione dell'epitelio, e pubblicammo in casa loro che l'epitelio si poteva non togliere. Oggi parlano tutti di transepiteliale, e sempre di più, e fra qualche anno si farà solo transepiteliale. Credo che l'occhio non voglia essere disturbato
così come quando dirigi un'orchestra non devi muoverti troppo, non vuole essere disturbata, perché la natura non fa tanto rumore, ma ha bisogno di poche cose di grande classe e di efficacia. Però è molto lunga la strada, queste sono adesso lo dicono tutti nel mondo scientifico, ma anni fa, lei si ricorda, eravamo un po' noi a dirlo. Beh, e quindi ecco, sì. Molto bello. Ricordo quando lei era considerato un po' un visionario, così. Però essere precursori richiede anche un po' di coraggio, diciamo, questo a lei non manca. Allora, oggi il cheratocono, se lei dovesse fare il punto, quanto è diffuso, quanti pazienti vede ancora? Sono pazienti che arrivano però più, non solo motivati, ma anche forse più tranquillizzati, perché sanno di andare incontro a un trattamento soft, diciamo così. Sì. Che se necessario sì. Anche ripetibile, ma consolida i risultati. Ma è vero, generalmente facciamo una volta sola, però può succedere un caso su 1000 che possa fare un ritocco a 2-3 anni. Diciamo che oggi il cheratocono non è più una patologia, ma è una sindrome con la quale si può convivere, quindi la parte emotiva della persona diventa progettuale, felice e non si sente condannata a un trapianto. La percentuale dei trapianti di corna è calata almeno del 70% rispetto a 5 anni fa. Sono più di 28.000 le persone al mondo che hanno evitato il trapianto di cornea nell'ultimo anno. Quindi certo. È buono. Però mi conferma, direi che è un risultato eccellente, mi conferma che i numeri però sono sempre comunque in aumento, cioè è una patologia che non si è ancora ben assestata, cioè forse le diagnosi che vengono effettuate sono più accurate oggi e quindi se ne scoprono di più. Non è un dramma. Ecco, se una volta era considerato un vero dramma, soprattutto quando colpiva dei giovani maschi, tendenzialmente in un'età in cui si doveva ancora costruire la vita e c'era questa spada di Damocle, oggi c'è molta più tranquillità nell'affrontare questo problema. Ma non solo, ma l'approccio del medico deve essere questo, secondo me. Cioè, il medico deve tentare di guarire e di sistemare psicoemotivamente una persona e bloccare una patologia. Non è più bravo il medico che conosce più patologie, ma il miglior medico è quello che le gestisce e le cura. Il cheratocono è multiforme, non è più innanzitutto progressivo in tutti i casi, non è sempre tale, è un astigmatismo irregolare e di diversi tipi, tutti però sono sensibili al crosslinking e più del 50% progredirebbero poco anche da sé, ma lo facciamo. L'altra parte invece, che è più debole di struttura genetica probabilmente o multifattoriale, la facciamo, diciamo, la consigliamo. Ma noi non abbiamo mai avuto un caso di trapianto in più di 3.500 casi fatti negli ultimi 10 anni. Direi grande soddisfazione per questo. Adesso passiamo invece alle problematiche retiniche e la luce. Anche qui la luce, però ci dirà lei quale tipo di luce, quindi arriviamo a parlare di fotobiomodulazione, parola abbastanza nuova per i più, ma poi vedrete che in pratica è una tecnica, una metodica molto bella, anche qui molto soft e rilassante, perché attraverso le interviste che noi realizziamo, le mie colleghe veramente, scopriamo che le sensazioni poi sono molto piacevoli, sono come dei sogni fantastici, dei giochi di luce e quindi non è più andare angosciati in sala operatoria o nel lettino per un trattamento, ma veramente forse è un incontro, è un'esperienza piacevole. Allora, qualche minuto, una riflessione veloce su questo e poi, se lei vuole, dottor Pinelli, propongo a lei e ai nostri telespettatori l'intervista di un paziente che può essere molto chiarificatrice su questo punto. Ma io direi solo, prima che parli il paziente, che è molto più importante di me, ma ci mancherebbe. Perché è lui il protagonista, perché è simile agli ascoltatori, io direi questo: con la luce modulata abbiamo
trovato che i fotorecettori della macula con i mitocondri sono felici, reagiscono e riescono a bloccare o in alcuni casi migliorare alcune maculopatie. Ma soprattutto, siccome entrano poi in pineale, di cui si parlerà scientificamente a breve, ve lo dico, del giro di qualche mese, allora i pazienti hanno un beneficio anche psicofisico-mentale che è ancora tutto da scoprire. Quindi, come diceva lei, si vada in questo centro con gioia per poter fare qualcosa e non si va con paura di andare in un posto invasivo. Quindi diventa un posto di salute e non di malattia. È per quello che abbiamo tante telefonate, il team pronto, sento già i telefoni dappertutto che va, perché siamo incollegati e questo, la gente chiede questo e poi ha questo risultato. Sì. Sì, sì, infatti sappiamo che questa stagione noi veramente abbiamo avuto molte telefonate da persone che soffrono di maculopatia o di patologie simili che interessano la retina, che hanno finalmente trovato una risposta e nella nutraceutica ad altissimi livelli e in questa fotobiomodulazione una risposta ad un problema molto serio, molto diffuso purtroppo, che rende la vita sgradevole anche in una fascia d'età dove, io lo ripeto tutte le volte, si incomincia a essere un po' fragili, un po' più fragili, mentre sarebbe il momento giusto per godersi un po' la vita, no? Perché si è lavorato, si è faticato tanto. E poi, ad esempio, all'età di 69 anni, come il nostro intervistato, non so se poi sia tanto felice che l'abbia detto, ma è un giovanotto a quest'età, il signor Antonio Martina, pensionato, originario della Sicilia, che aveva già avuto qualche problema abbastanza serio con la vista, ad esempio annovera un distacco di retina nell'occhio sinistro e in seguito a questo ha subito un trattamento di lensectomia bilaterale, però in un'altra sede, non in Seri Lugano. Sì. E poi dal 2018 il signor Antonio è diventato paziente di Seridi. Sentiamo però, ci racconta lui la sua esperienza e ci fa vedere, soprattutto ci faranno vedere come poi ha mitigato i suoi problemi, ha migliorato la sua vista. Io ho qui l'appuntamento che sto venendo qui per il problema della macula che non mi dava parecchio fastidio, poi quando ho iniziato a usare l'integratore, ho visto un po' che l'occhio si affaticava meno, che un po' migliorava, sto continuando e oggi dovrei provare la nuova apparecchiatura per la luce, quindi non so ancora quello che verrà fuori, ma ho delle buone speranze di migliorare qualcosa sulla maculopatia. Per cui io lo sto seguendo già, ho fatto i cicli con il primo integratore, poi ho fatto anche quando è uscito l'ultimo integratore un altro ciclo di 7 mesi e adesso sembra che il terreno sia pronto per raccogliere qualche frutto. Thank you.
Bene, due osservazioni, dottor Roberto Pinelli. Sì. E i suoi pazienti quando ricevono questo trattamento di fotobiomodulazione, vedo che spesso sorridono, sono come sì. una sorta di estasi, sì. così l'ho letta io. E l'altra cosa che invece vorrei che lei ci spiegasse, perché funziona questa luce? Qual è, cos'è un miracolo? Perché forse chi ci vede e chi ci segue da poche puntate si chiederà, ma come mai un problema così grave, così irrisolvibile, addirittura anche con le iniezioni intravitreali, cioè non si ottengono risultati strabilianti e poi c'è sempre una degenerazione, come può questa cosa semplicissima dare dei risultati? Come e perché? Interessante, è interessante quello che dice. Allora partiamo dalla domanda 1. L'estasi. No, mi sembra che come mai buongiorno rischia tutto. La domanda 1. Allora, la prima era questa: perché hanno beatitudine? Molto semplice, perché l'occhio riconosce qualcosa di ancestrale e amico. E la persona non lo sa, è il subconscio che ride, perché questa espressione di quest'uomo così beato che finalmente ha trovato casa. La seconda è, attenzione, è vero che sembra molto semplice, naturale, però la scienza che sta dietro questa semplicità è abissale, è profonda, è molto dettagliata, tante notti, insonni per studiare con i fisici qual era la lunghezza, eccetera, di un'onda, perché. Dopo il risultato deve sembrare molto soft, ma questo è compito del medico di fare tanto per poter ottenere una cosa bella per le persone. E come funziona, dice lei? Beh, va a toccare i mitocondri e quindi i mitocondri reagiscono e adesso abbiamo scoperto che c'è un ruolo importante tra l'epitelio pigmentato e la coroide, cioè c'è un punto debole che quando non ce la fa più butta fuori linfa e quindi diventa wet, cioè diciamola umida, e a volte resta asciutta con drusen. Ecco, noi stiamo cercando di capire la patogenesi e stiamo pubblicando su grandi riviste di neuroscienze. Lei si immagini che dall'occhio potremmo arrivare poi a capire di più anche altri tipi di neurodegenerazioni non nel distretto oculare. Quindi ecco qua, questo qui è la rivista più antica al mondo di neuroscienze, ha più di 100 anni e ha riportato il caso che la luce preparata dai nutraceutici, quindi sostanze molto 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 scientifiche ma naturali, riesce a tamponare la maculopatia. Quindi c'è una scienza molto antica dietro. Ecco l'epitelio pigmentato, ecco la retina è compattata e quindi il ruolo dell'epitelio pigmentato è fondamentale. Poi ci sono i fotorecettori e le cellule bipolari, la macchina eccetera, ma è qua sotto alle frecce il punto. Vede, sopra c'è le drusen di pre e sotto se ne stanno andando, si sciolgono dopo 6 mesi e la visione di questa persona è stabile o addirittura in alcuni casi è aumentata di 2 o 3 decibi. Lei si immagini, e le metamorfopsie si sono sistemate. Non dico che in tutti è così, ma moltissimi hanno questo, perché stiamo tornando a madre natura, ma con grande studio per arrivarci. Quindi da questa semplicità apparente per noi è uno sforzo abissale di studio e per il paziente deve essere un ritorno a casa. Molto bene, infatti, no, anche perché vorrei spiegare ai nostri telespettatori che questi non sono attori, questi sono proprio i pazienti veri che noi in un giorno così qualunque, quando concordiamo di poter fare appunto le nostre piccole intrusioni televisive, accettano di buon grado di farsi intervistare, molti prima, e li vedete anche a volte sono, non dico agitati, ma insomma sono un po' titubanti, è nella natura umana, e dopo sono sicuramente molto più rilassati, quindi non sono attori, ma sono veri pazienti, persone come noi, come voi, che accedono in serie perché cercano una risposta ai loro problemi, che come abbiamo sentito spesso non è un problema unico, ma sono sempre un po' complicati, no, questi casi, perché è così nella vita, andando avanti poi con gli anni, e questi bagni di luce sono veramente
piacevoli, ma soprattutto sì. Quello che ci interessa, visto che le persone pagano anche i trattamenti, che siano efficaci, che siano duraturi e stabili nel tempo i risultati. Ma quantomeno uno, non c'è danno, due, se li ripetiamo alla fine possono avere alcuni cicli a seconda dei casi, tre, ogni cosa in medicina anche convenzionata, io non so in Italia, in Francia, in Germania, ha un costo, però deve avere un beneficio, non dobbiamo trattare maculopatici e vedere danno, in questo caso o hai stabilità o miglioramento, non ci sono danni e poi non c'è invasività, non c'è sostanza chimica e qui non me ne vogliono le case farmaceutiche che fanno anche prodotti bellissimi, però in alcuni casi la chimica non è amica dell'organo. Molto bene, sì, poi giustamente lei ha detto che tutto questo è supportato anche da pubblicazioni scientifiche, cioè lei stesso ha pubblicato e quindi voglio dire, cioè non stiamo raccontando, io poi non mi permetterei mai, che non ho competenza in questo campo assoluta, ma non si stanno raccontando delle favolette piacevoli, bellissime, cioè c'è dietro tutto un lavoro, ci sono dietro studi, ricerca, è ovvio, no? Sì, sì, tecnologia. Gli articoli scientifici sono peer review, cioè ci sono una serie di medici, delle comitati che ti esaminano e poi ti ammettono su PubMed a Impact Factor 1, 2, 3, 4, quindi o 5. Tutto il mondo poi sa che tu hai pubblicato il protocollo e lo chiamiamo Lugano Protocol perché funziona. Ma adesso altri stanno cominciando in India, in America, in Australia, quindi non sarò stato il primo, ma abbiamo anche James Carroll a Londra o ad altri. Quindi voglio dire, la fotobiomodulazione oggi è la scienza, ma è bello dire che non è invasiva, non è necessariamente certo. Vero che bisogna essere aperti da un tagliente per poter essere curati. Per essere molto obiettivi, cioè anche da un punto di vista giornalistico, io stessa ricevo spesso delle informazioni, perché probabilmente le nostre trasmissioni un po' viaggiano e quindi qualche collega suo anche mi ha messo al corrente. Ricordo anche recentemente, anche persone estremamente valide, che esiste anche la strada delle cellule staminali, per l'amor del cielo. Abbiamo nutrito tante speranze verso questo, diciamo, queste staminali, però sono ancora così difficili. Prego, è lei il medico. No, è importante quello che ha detto. Sono d'accordo, ma la strada delle staminali da inserire va da organo allo stesso organo. Io non credo nell'efficacia di staminali che da un organo vengono inseriti in un altro organo. La fotobiomodulazione invece stimola la produzione delle staminali che noi abbiamo fino a 90 anni di età, quindi anziché inserirle le rigeneriamo, se no non avremo la possibilità di vedere rigenerazione in cellule nervose. Io ricordo brevettai le staminali rettiliche anni fa per essere inserite e ho abbandonato il brevetto perché non serve più. Perché la parte periferica della retina è centripeta e le riproduce. Quindi sono convinto che le staminali sono il futuro, ma la loro stimolazione credo che sia il più importante del loro inserimento. Però adesso vediamo nei prossimi anni cosa succede. Sì, sì, no, certo, la via della ricerca è sicuramente molto lunga e quindi è anche stimolante però per chi la fa. Noi abbiamo concluso anche, diciamo, questo capitolo, però come sapete tutti gli argomenti sono collegati perché la luce è un po' il filo conduttore, ma anche la nutraceutica che sarà il tema della quarta parte insieme a qualche telefonata e quindi vi prego, se trovate che questi argomenti vi piacciono, sono utili, chiamateci pure, fateci sapere cosa ne pensate e anche nello stesso tempo, se avete delle domande più specifiche, qualcosa mi sarà di certo sfuggito, ma anche cose molto pratiche, perché siamo gente normale, quindi dai costi ai tempi, alle attese, tutte queste cose anche considerate più banali o
Non lo so, guardate, ognuno di noi ha delle domande da porre. Io vedo che tutte le volte siete in molti a telefonare, quindi vi dico, fatelo pure con tranquillità, che ci sono veramente molte linee dedicate e quindi non dovrete stare nemmeno in attesa, e questo almeno vi risparmiamo questo sacrificio. Grazie. Minuto di pubblicità. Ben ritrovati, gentili telespettatori, ben ritrovato dottor Pinelli, collegato con noi. Eccoci. In diretta da Lugano. Allora, questa nostra terza parte è, diciamo, forse la parte più tecnica, quella più storica, in cui parliamo di chirurgia refrattiva, difetti visivi, quindi i laser di ultima generazione. Però, come vi ho detto prima, il laser può essere meraviglioso, sembra che faccia veramente, a noi sembra che faccia tutto da solo, però dietro ci vuole l'algoritmo giusto, ci vuole la persona giusta, ci vuole la parte finale della Lux per rendere davvero splendido il risultato del vostro intervento, per liberarvi da occhiali e lenti a contatto. Sembra che io faccia la televenditrice così, ma è questo un argomento molto molto sentito ed è quello che ci ha fatto conoscere, che ci ha fatto portare avanti le trasmissioni del dottor Pinelli. Adesso, dottore, tocca a lei. Tutta la mezz'ora la deve animare lei con tutti i suoi interventi, tutti i difetti visivi, per concludere con quello ritenuto il più ostico, che è la presbiopia, a cui lei ha dedicato addirittura un algoritmo specifico, che è il Pinelli Presby Profile. Ma bene, sì, bene. Io farei una sintesi partendo dalla presbiopia. Perché, capovolgiamo. Perché è quella più richiesta. Addirittura. Perché è quella meno diffusa sulla cornea senza invadere. Perché l'algoritmo riesce a correggere i difetti per lontano, per vicino, quindi progressivi, toglie i progressivi, eccetera. E si tratta di uno studio di funzione, quindi una curva. Ma se andiamo troppo nei termini matematici, fisici, scientifici, per chi l'ascoltatore non è interessante, l'ascoltatore deve sapere che noi studiamo e sappiamo quello che facciamo, ma il risultato è importante. La sfericità della cornea poi riesce a far vedere lontano e vicino, perché il cristallino che sta dietro poi riesce ad accomodare. Quindi presbiopia, poi ipermetropia, astigmatismo e miopia vengono corretti anche se sono insieme, perché io ho fatto l'intervento ad esempio tanti anni fa e vedo da lontano e da vicino, mi sono fatto applicare sui miei occhi il mio algoritmo quando ancora era molto sperimentale e ancora vedo bene lontano e vicino. Chiaro che i miei pazienti oggi vedono meglio di me perché abbiamo la Lux finale. E questo è il punto che dovevamo dire. Femtolasic è molto diffuso, è una tecnica non per presbiopia magari, però per gli altri difetti c'è da tanti colleghi molto bravi, ma la Lux finale è la soluzione finale, dove noi mettiamo Paracel sulla cornea e irradiamo per pochi secondi e lì il collagene si aggrega, abbiamo meno regressioni del difetto visivo, ma soprattutto il messaggio luminoso che entra ancora una volta nel sistema del corpo, e quindi chi toglie gli occhiali la mattina fa questo trattamento, il pomeriggio 3:30-4 torna e poi spesso se ne va a casa. Quindi ecco, bilateralità, assenza di dolore, femtolasic più la luce, quindi questa è la differenza. Ha detto spesso se ne va a casa, perché non è che quelli che decidono di non andare a casa richiedono
cure e ricoveri, no, per l'amor del cielo, perché no, spesso vanno al ristorante, colgono l'occasione, certo, di essere a Lugano per farsi il giretto, certo, in centro, lo shopping addirittura. Questo per sottolineare, no, stiamo scherzando, però siamo in un ambito medico, no, quindi faremmo anche bene a ritornare alla, no, no, alla serietà, molto, è alla rigorosità, cioè per dire che non esiste un post operatorio con questo tipo di intervento. Ma è molto vero quello che dice, molti poi vanno a cena, vanno a fare shopping il giorno dopo, oppure dicono già che stiamo a Lugano, stiamo un'altra sera, ma beh, è bellissimo. Ma potrebbero tranquillamente essere, sono certo, dimessi sicuramente. Sì, nessuno poi è qua ricoverato, perché il riposo no, viene effettuato in un ambiente esterno, in, un, sì, in una zona, in, vanno un, in albergo. Quasi tutti prediligono la possibilità di andare in albergo il pomeriggio e poi effettuare la visita di controllo a metà pomeriggio. Allora, esatto, rapidità dell'intervento e poi noi, sì, ve lo mostriamo anche con le immagini. Vuole, dottor Pinelli, sì, facciamo una, certo, volta tanto vedere. Certo. Allora, come vedrete dialogano due laser, come vi dicevo prima, il femto LASIK, sì, sì, e il laser a deciplessi. Ed è un, esattamente. Il tecnico è lei però. Quindi non mi faccia impergolare in questa noi, cosa così no, difficile per no, no, me. Ci racconti allora, cosa avviene e, sì, e faccia capire come la prassi è la stessa, cambia l'algoritmo, ma l'esecuzione, sì, è la medesima sia per che uno abbia l'occhio miope, molto miope, sia che uno abbia invece questi, diciamo, difetti che sono anche estremamente, sì, complessi, sì, da trattare, sì, come l'ipermetropia, sì, l'astigmatismo, sì, anche, sì, che qualcuno dice ma essere persone, una sorta di cheratocono iniziale, l'astigmatismo. Sbaglio? Cioè, ma le persone alla fine, sì, alla fine vedono lontano e vicino, questo mm-hmm, è quello che conta, perfetto, a loro, quello che interessa a loro. Poi quello che facciamo noi è tecnico, ma da per una curiosità, parte, nel momento in cui invece lo facciamo lì diventa anche emotivo, perché chiaramente quella è un'astronave, secondo noi i fotoni qua stanno andando a 140 microns nel tessuto corneale, per loro è andare a casa, non è tagliare, non è disseccare, ma è depolimerizzare un tessuto, quindi loro entrano, che è una meraviglia, e questa è la femto LASIK che è un miracolo, anche se la fanno tanti colleghi nel mondo, ma bisogna pensare al miracolo di questa cosa, la luce che riesce a decidere dove andare nel tessuto e noi siamo lì a vederla e sorpresi ogni volta. E questa è la femto LASIK. E a modellare, perché qui stiamo, certo, lavorando in cornea, a modellare. Ecco, e dopo però questa è la parte nostra. Quindi questa parte è velocissima. Sì, qualche secondo. Qualche secondo, e ma non è dolorosa perché il fatto che lavori no, di qualche micron sotto a diciamo all'epitelio, certo, toglie la sensibilità, non c'è sensibilità. Ma sì, perché i nervi stanno in superficie, è come quando i neurochirurghi operano al cervello, dentro il cervello la persona non sente niente, spesso parla con il chirurgo mentre sta operandolo al cervello, il problema del dolore sta sulla pelle, la teca, e ecco, qui sta nell'epitelio. Mi permette un inciso, dottor Pinelli, siccome io anni fa ho iniziato la mia battaglia, che all'epoca si chiamava ospedali senza dolore. Uh-huh. Per me la componente dolore è fondamentale, cioè adesso non, sì, non dico che nella nostra vita non dobbiamo mai provare dolore, ad esempio penso al parto, ma è un dolore finalizzato. Però nell'occhio, se permettete, per togliere un difetto visivo, se mi garantiscono che non soffra, meglio. Quindi, già per fare chiarezza, se vi propongono una tecnica PRK, per l'amor del cielo, il risultato può essere eccellente, però sappiate che dovrete soffrire un po'. Perché, dottor Pinelli, si soffre con la PRK? Ma anche lì, ma perché il dolore e l'epitelio poi si ricresce, esatto, e quindi poi si sente, vi viene tolto questo. Anche lì però, anche lì però c'è un'evoluzione della PRK, si chiama Advanced Surface Ablation e si chiama ASALUX. Nei pochissimi casi in cui non c'è tessuto, noi la facciamo, ma non fa male, perché togliamo poco. E poi mi usiamo raccomando la luce ancora. Certo, mentre la LASIK è quella che invece consente di evitare del tutto il dolore e il post-operatorio. Infatti. E quindi questa è la femto LASIK. Quindi questa però la luce finale, il messaggio è quello della luce finale, che certo, è incredibile,
Quella viene fatta solo in serie, quello è un vostro esclusivo brevetto. Sì, è un nostro marchio, sì. Il vostro comunque marchio. Sono tutte tecnologie. Ah, vi anticipo che la prossima volta vi ho una novità grossa, quindi vera. Sono mesi che la tengo e a fine agosto vi dirò esattamente oltre le ciplessi cosa c'è, perché c'è un'altra emissione di energia che può comunque integrare questo processo di femtoalazic lux molto più sottile e simile alla luce, quindi il processo sta continuando. Alla fine però due occhi insieme, non dolore, lontano e vicino, e direi che togliamo la protesi fissa, questo è quello che chiedono le persone. Certo, sì, allora nessuna battaglia sciocca verso gli occhiali, chi si sente di portarli ovviamente faccia pure, però è ovvio che ci sono delle limitazioni, come lei giustamente le ha da subito chiamate delle protesi, certo sono preziose le protesi, però è sempre qualcosa che non fa parte di noi, quindi se si può ritornare a una vista, una buona vista, un'eccellente vista, perché in molti casi a me è capitato proprio anche in ambito familiare, ma anche di sentire pazienti non soddisfatti, molto di più, cioè strabiliati addirittura, rapiti dal risultato, perché il dottor Pinelli questo ha di buono, che non eccede mai, non esagera mai sul discorso dei risultati, però io ho visto persone che sono rimaste proprio rapite da quello che riuscivano a vedere, perché portare gli occhiali per tanti anni, avere questa limitazione e soprattutto non vederci bene. Io ho avuto la fortuna di avere un padre che mi ha trasmesso dei buoni geni. E ringrazio, anche se il dottor Pinelli mi ha detto che sicuramente non avrò una vista perfetta, e incomincio a prenotarmi, dottor Pinelli, da lei la visita, perché dovrò fare la visita per la patente, quindi lei mi ha messo la pulce nell'orecchio, l'occhio che invecchia non è mai perfetto. Ma non lo so, guardi, se vuole venire a misurare la sua visione, tra il mio contenti. Occhio imperfetto e quello che lei mi proporrà, allora no, volevo dire che tornare a vederci bene credo che sia una cosa preziosa, credo che sia non un miracolo, questo sarebbe esagerato, però è un bel regalo nella propria vita. E quindi devo dire che, siccome, ripeto, questi sono pazienti che vanno incontro a dei sacrifici, non solo economici, ma fanno un viaggio, si programmano, anche se poi è tutto estremamente piacevole, gradevole, però il risultato è importante e i suoi pazienti volano quando escono da quel bel palazzo lì, io li vedo, prendono l'ascensore, ma sono qualche metro sopra il piano dell'ascensore, perché sono perché poi è quasi è momentaneo, e poi lui dice che anche loro testimoniano che progredisce la vista, i miopi soprattutto diventano sempre più acuti nella loro visione nel corso delle settimane successive, ma già ci vedono benissimo, e i presbiti vedono anche i granelli di polvere, ve lo garantisco. Sì, riescono a vedere bene, ma io credo che la cosa che è importante è questa, allora, questa felicità che hanno le persone e la sensazione di vedere bene è psicoemotiva e visiva insieme, quindi le persone sono questa è una terapia emozionale, non è solo una terapia degli occhi, ecco perché hanno anche questa componente, e fa parte anche della mia natura non enfatizzare troppo quella cosa, però studiare tanto e dare a loro il meglio. Sicuramente in un mondo di medicina invasiva e difficile e dolorosa, questo sembra quasi un miracolo. In realtà questa è la scienza del presente e del futuro, e il resto doloroso verrà lentamente abbandonato. Quindi ecco, se le persone presbiti o miopi, astigmatiche, eccetera, hanno bisogno o voglia di togliere la protesi fissa, lo possono fare senza dolore. Naturalmente siamo tutti perfezionabili, noi non stiamo demonizzando l'occhiale, chi vuole 0,5 per vedere di più, eccetera, o l'occhiale da sole, ma la protesi fissa è, secondo me, una cosa che si può evitare. E quindi perché no? Certo,
Gentili telespettatori, adesso vi potete godere insieme a noi, se volete potete anche telefonare nel frattempo, però chi desidera invece può seguire questa intervista che è fatta la signora Silvia Maria Castellari. Non vi dico l'età, vi dico che è un po' più giovane di me, ma vi dico soprattutto una cosa sorprendente: non è la prima volta che ci capita di intervistare una coppia. Sì, infatti la signora Silvia è proprio la moglie, ex infermiera tra parentesi, del signor Antonio che vi abbiamo mostrato prima. Io trovo che questa scelta di portare tutta la famiglia o andare marito, sì, e moglie o madre e figlio o eccetera eccetera, insomma congiunti, è qualcosa che è bello, insomma ci sembra di aver fatto anche qualcosa di buono anche noi. Allora, la signora Silvia è appassionata, ci fa sapere, di lettura e cucito, ai 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 ai, tutti hobby che purtroppo, se non hai una buona vista, non riesci a fare bene. Ha effettuato la sua prima visita il 30 giugno, e utilizzava solo gli occhiali e da piccola ci dicono che era stata sottoposta a un trattamento per un lieve strabismo e come difetto visivo ne aveva due insieme, ipermetropia e presbiopia. Ed ha ricevuto un trattamento di femto LASIK lux bilaterale, che l'ha eseguito il 3 luglio del 2020. Bene. A voi l'intervista. Andiamo. Io sono Silvia, mio marito Antonio, veniamo da Milano e abbiamo conosciuto il dottor Pinelli circa 2 anni e mezzo fa e nelle varie trasmissioni della vostra rete abbiamo visto come lui continui a studiare, ad approfondire le sue conoscenze e come abbia avuto questa evoluzione sia con l'integratore, il primo integratore che mio marito ha usato per più di un ciclo e poi passando al secondo molto più concentrato e molto più attivo, e adesso siamo finalmente arrivati al giorno dell'intervento in cui io spero di poter togliere gli occhiali e, diciamo, questo aspetto del togliere gli occhiali forse è la cosa minore, perché appunto ho sentito parlare di questa doccia di fotoni, di irradiazione, di stimolo, di energia, di cose, e vorrei appunto avere questo sprint per cambiare un pochino la mia vita. L'intervento, cioè l'applicazione, perché poi appunto intervento non è stato assolutamente indolore. Ho fatto tribolare un po' il dottore perché rispondevo poco alle sue indicazioni di direzionare lo sguardo in un certo punto, però lui con molta pazienza è riuscito a lavorare, a completare il suo lavoro. Quindi sensazioni più che buone? Sì, assolutamente tranquillo, una serenità, ti mette subito a tuo agio, quattro parole ma proprio anche personalizzate sulle esperienze, su quello che potrà essere la vacanza piuttosto che... E le sue emozioni? Ma io adesso ho un po' di aspettative, però appunto già il fatto di leggere così un modulo a distanza normale è già una bella cosa. Guarda,
Signora Silvia l'abbiamo conosciuta questa mattina prima dell'intervento, adesso è tornata, ci racconti quindi com'è andata e quali sono le sue sensazioni. L'intervento non è un intervento, è un momento proprio di coccola, di relax e di lasciarsi guidare dal personale, dall'equipe del dottore che sono veramente fantastici. Ti danno tutte le indicazioni passo passo di come muoverti, cosa fare e cosa succederà in modo di essere preparati. Assolutamente, con una guida così uno non può sbagliare e quindi niente, proprio l'adeguarsi e il farsi accompagnare da loro. E nel momento poi dell'intervento sdraiata sul lettino, assolutamente una tranquillità perché non ho sentito assolutamente né dolore né cose particolari. Man mano che il dottore faceva le manovre mi dicevano c'è questa luce, c'è questa, arrivano delle goccine e niente, era proprio sia anche la posizione sul lettino proprio comodo, quasi uno potrebbe mettersi a fare un sonno e niente, queste luci bellissime di tutti i colori che arrivavano, si alternavano, degli sprazzi di luce rossa, verde, delle gocce di luce gialla, blu, e bellissimo, bellissimo. Poi c'è stata qualche ora di riposo? Sì, dopo l'intervento anche loro consigliano appunto di riposare qualche ora con gli occhi chiusi in modo che la prima fase sia un attimino con l'occhio al buio riposare e dopo mi hanno già dato indicazioni per eventuali goccine di collirio da applicare perché chiaramente nei prossimi giorni ci saranno delle piccole attenzioni, delle cure un attimo particolari ma per completare il lavoro che già loro hanno fatto. Le sue sensazioni dopo questo momento importante comunque perché è una decisione che viene presa per la propria salute insomma. Io sono contentissima di aver fatto questa richiesta perché sono venuta in realtà in questa settimana, ho fatto la visita con il dottore nella stessa giornata, hanno fatto più esami, più quasi una decina di esami per controllare che la mia situazione permettesse questo tipo di intervento. Pensare che io ho portato gli occhiali per anni, quasi fissi, perché anche se in realtà da lontano potevo vedere, eccetera, il fatto di interrompere un'attività per togliere gli occhiali non era naturale, quindi avevo gli occhiali quasi 18 ore al giorno, e adesso in pratica sono già senza nel giro di qualche ora. Sono contenta. Anche un bellissimo sorriso, signora. Adesso finalmente posso vedere anche i visi dei miei familiari senza l'interposizione degli occhiali che tante volte appunto fanno da schermo a sentimenti, a cose, a espressività che l'occhiale comunque toglie. Ha anche un'energia nuova, possiamo dire così? Io mi sento una bella carica, ho già in mente di fare tante cose, di leggere cose di cui appunto ho interesse. A volte la lettura serale mi veniva un po' pesante perché dopo una giornata di lavoro l'occhio era già affaticato magari per aver usato il computer piuttosto che altre apparecchiature e quindi adesso il mio hobby di leggere prenderà proprio il volo. Che carini davvero, che bella coppia e che bei risultati. Lei può essere molto gratificato da queste parole, dottore. Sì, vedevo anche la luminosità dello sguardo, sì. E già il cambiamento era molto più acuto.
Sì, l'occhio tagliato proprio con questo taglio molto orientale e molto più acuto anche nel vedere. Non so se hai Bello. notato, era più illuminata, eccolo lì. Sì. E questa è conoscenza, non è visione. Stiamo parlando di uno sguardo che va a conoscere più che Sembrava molto più vedere. giovane, che per noi donne non è una cosa di poco conto. Ecco. Facciamo una piccola pausa, dottore. Abbiamo Sì, l'appuntamento sì. pubblicitario. Questo poi ci porterà direttamente alla quarta parte con qualche telefonata finale, ma soprattutto l'apertura di pagina sulla nutraceutica, Va bene. che non è un aspetto marginale della terapia che lei propone ai suoi No, pazienti e quindi richiede no. sempre un approfondimento. Grazie, aspettiamo le vostre telefonate anche. Bene, ben ritrovati e prima che mi dimentichi vi ringrazio sempre per la vostra cortesia e attenzione, per le vostre telefonate, per la dedizione che avete a questo programma mensile. E adesso è il momento, caro dottor Pinelli, della nutraceutica, a cui lei è arrivato, direi sempre in anticipo sui tempi e ponendolo come un pilastro veramente importantissimo per la terapia. Qui siamo entrati nel campo delle patologie della salute, però ricordiamoci che anche la prevenzione gioca un ruolo fondamentale. Me ne rendo conto andando avanti anche con gli anni, quindi diventando sempre più matura, che la nostra salute ce la dobbiamo anche un po' conquistare, quindi corretti stili di vita, alimentazione perfetta. E come dice il dottor Pinelli, spesso che come vedete è sempre in linea perfetta, qualche piccolo sacrificio, alzarsi da tavola con un po' di appetito non guasta, e poi ecco, se io vi dico gli integratori, vi dico una cosa non vera, perché ci sono integratori, ci sono vitamine e poi ci sono i nutraceutici che sono qualcosa, una marcia in più. Che ci descrive bene il dottor Pinelli, soprattutto i suoi. Secondo me il concetto è in generale della scienza oggi è questo. L'integratore esiste, è importante. Poi le vitamine e tutti il magnesio, zinco, sali minerali, importante, Minerali, sì. perché ci integrano di qualcosa che presumibilmente ci manca per motivi oscuri, alimentari, di sovrabbondanza, di stress e di tempi moderni, eccetera, eccetera. Cos'è che mancava adesso? Mancava la scienza che diceva che la nutraceutica era ed è il farmaco naturale, come diceva Ippocrate. Quindi la differenza tra integratore e nutraceutico è che l'integratore è anche molto interessante, ma generico, mentre il nutraceutico ha un'evidenza clinica e quindi si può chiamare farmaco naturale, ma non farmaco chimico. Per esempio, faccio un esempio, il Retina Project, che è uno è il primo di una serie di nuovi nati che arriveranno, è in polvere, volutamente in polvere, perché la compressione delle molecole, l'impacchettamento, il sottovuoto, eccetera, ne fa perdere il potere. Quindi questo va messo in acqua tiepida e poi va bevuto, sciacquato sotto la lingua e arriva all'occhio. Quindi, altra cosa, la compressa chimica va nello stomaco, mentre il sublinguale riesce ad andare nel torrente circolatorio, quindi occhio, cuore, articolazioni ovunque. E quindi, se la sua domanda era cos'è la nutraceutica e la differenza con gli integratori, è che gli integratori sono importanti, ma anche generici. La nutraceutica ha due poteri: uno quello di essere scienza oggi e
e il secondo che stiamo valutando è che possa diventare nutragenomica, cioè agire in maniera biochimica, se anche stimolata dalla luce, a creare dell'epigenetica e stimolare le staminali anziché averne l'inserimento. Quindi una medicina autorigenerativa, e questo sarà nei prossimi step della scienza. Molto affascinante. Senta, dottor Pinelli, io leggo qui in scaletta che lei ha fatto una definizione molto complessa, ma anche molto interessante, però non vorrei che andassimo troppo sul difficile, l'ho promesso ai telespettatori. No, lei definisce certo. I vegetali come rete sociale e fa riferimento sì. A Capra e Mancuso. Beh sì, il libro di Capra e Mancuso, a parte la loro genialità assoluta, è un libro piccolo così, saranno 30 pagine, ma non ne conoscevo l'esistenza, me l'ha consigliato mia moglie e mi ha detto leggi questo perché tu stai anche facendo questo, ma questi signori sono incredibili. E tutto, loro parlavano della rete vegetale, la comunità vegetale, e citavano Leonardo che diceva il movimento elicoidale spiraliforme delle onde del DNA, ma non lo sapeva, dei riccioli dei capelli, del vento, delle galassie, aveva già intuito, non so, i petali dei fiori, cioè tutto ciò che cresce ha un movimento spiraliforme, e quindi allora la forma elicoidale del DNA e quindi l'epigenetica e quindi il mondo vegetale ci ha fatto capire che essendo fermo e non può muoversi, non ha scelta se non socializzare per poter essere in comunità. Quando l'uomo invece si muove e si sposta, evita il problema, ma spesso non lo risolve. La pianta è costretta a risolverlo perché non può muoversi. E quindi ci dà tanto la pianta, con la luce ci fa capire come poter vivere in un ecosistema. Se noi dovessimo arrivare lì, la comunità dell'uomo sarebbe migliore. Quindi il virus potrebbe anche arrivare e noi siamo già preparati anche psicomentalmente a fregarcene. Guardi gli animali, non gliene frega niente del Covid e neanche alle piante. Anche se questo Covid potrebbe avere origine da una vera e propria zoonosi. Senta, un altro concetto che lei ha segnato in scaletta, dottor Pinelli, molto molto sì. Bello, che ci porta appunto a Leonardo, è quello della, partendo dalla morfologia, dalla forma delle piante alla fisiologia, un po' quello che sì. Anche è stato un movimento estremamente interessante, quello della segnatura e quindi delle indicazioni che alcune piante possono dare attraverso la loro forma sull'utilizzo sì. Che noi possiamo fare. Però questo è un concetto molto profondo che sicuramente lei illustrerà bene. Possiamo sospenderlo un attimo perché ho visto che c'è una telefonata e bene. Lo vorrei ascoltare. Possibile? Pronto? Sì. Pronto, salve, buongiorno. Buonasera. Con chi parliamo? Sono Meloni Nicolò, chiamo da Bergamo. Nicolò da Bergamo, tutto bene sì. A Bergamo adesso, sì eh? Sì, la situazione sì. Dai, piano piano si sta riprendendo, sì. Poi c'è, io in casa mia sento che c'è questo appuntamento importante con l'Atalanta, quindi devono essere momenti buoni. Senta, allora lei è un paziente, è un telespettatore, sì. Si presenti un po' Nicolò. Allora, io sono stato paziente del dottor Pinelli circa 3 settimane fa. E nulla, nella mia esperienza molto bella, venuta in modo molto naturale, sono venuto a conoscenza dell'esistenza della clinica all'incirca 5-6 mesi fa tramite una coppia di amici che hanno affrontato la stessa operazione. Da qui, grazie ai loro feedback molto positivi, sono stato spronato ovviamente nella maniera positiva ad approcciarmi, a telefonare, a prenotare la visita medica per potermi avvicinare e togliere dei dubbi. Qual era il suo problema, Nicolò? Il mio problema era legato alla miopia e all'astigmatismo.
Io dovevo per forza risolvere questo problema, anche perché la mia professione è istruttore di nuoto e insegnante di educazione fisica. E in più, in parallelo, faccio tanto sport, ma la cosa che mi dava più fastidio era l'occhiale durante la guida in moto. Niente, da qui mi sono deciso, ho preso coraggio e sono andato in clinica a conoscerli prima di tutto e ad avere un contatto diretto per capire poi con la visita se io fossi abilitato o meno a poter procedere con l'operazione. Nulla, mi sono trovato sorprendentemente bene e indipendentemente dalla super preparazione che possono avere anche lo staff del dottor Pinelli, è stata, quando io dico, un'esperienza naturale molto bella, perché non è da tutti l'accoglienza che hanno, anche la cura del loro paziente, perché fondamentalmente noi gli mettiamo in mano uno dei sensi più importanti della nostra vita, e quindi ha detto bene Nicolò, cioè l'occhio è proprio importantissimo, e bisogna affidarlo in esatto. Buone mani, bravo Nicolò. E quindi adesso lei ha ottenuto il suo obiettivo, cioè ha tolto gli occhiali, ci vede bene, è contento? Sì. Guardi, e ci vede veramente bene? Sì. Sono super contento, ci vedo veramente benissimo, è difficile da descrivere la sensazione, perché quando te lo raccontano, ok, ci credi, ti affidi, ma poi dopo l'operazione io intendo già il giorno dopo, io sono stato operato il venerdì, già il sabato e la domenica, io avevo, sì, magari potevo avere un affaticamento, ovviamente è stato un post-operatorio. Sì, magari un po' di lacrimazione, un po' di... Esatto, molto... Cose molto comunque minime, accettabili, non un dolore da tenerti costretto a letto, al buio, prendendo gli analgesici, cose che ho visto peraltro. Quindi no. Vuole parlare col dottore? Riusciamo, Roberto? Riesce, dottor Pinelli? Nicolò? Salve, dottore, salve. Io mi ricordo... Prego. Ciao, io mi ricordo bene, Nicolò. Senti, so che vedi bene, ma volevo chiedere un'altra cosa, anche a livello di, non so, non visivo solo, ma di entusiasmo di quello che vuoi fare. Dimmi se è cambiato qualcosa, non so, di praticità, vai in moto, sport, dimmi come sei, come ti senti a livello di energia. Allora, molto bene, quello che mi aveva descritto lei, una sensazione di piena lucidità di quello che io riuscivo a vedere. Quando ci parlava di una completa visione rispetto a quello che sarebbe stata la differenza dagli occhiali, ma soprattutto dalle lenti di contatto, la guida in moto è cambiata. Io subito, nei primi 8-9 giorni, non ho resistito, sono andato comunque lo stesso a fare un giro, pensando di stare in giro un'oretta, sono stato in giro tutto il giorno invece, e è stata una cosa completamente diversa come esperienza rispetto a quella che avevo prima. Di che partito è? Harley o BMW? No, io Yamaha. Peggio ancora, mi raccomando, non corra, mi raccomando. Adesso che ha questi occhi potenti, faccia bravo, Nicolò. Sì, bene. Sì, esatto. Bene, bene. Quindi, ma ascolti, dottor Pinelli, scusi, ma sì. Nicolò, io non so quanti anni abbia, non me l'hanno detto, non voglio neanche saperlo, però si sente dalla voce che è giovane. L'energia l'avrà già avuta a 1000, adesso ce l'avrà anche a 2000 a questo punto, con i fotoni. Mi raccomando, lo dobbiamo solo calmierare un po', Nicolò, adesso. Deve stare attento adesso quando fissa le persone, perché le stende... Sì. Sì, ma chissà quante conquiste, adesso non voglio andare proprio su personale, però insomma, dai, sarà sicuramente anche più bello senza occhiali. No, se posso aggiungere, anche a livello sportivo ho iniziato a fare la mia passione, che è il tennis, e il miglioramento di quello che io riesco a vedere è netto, è molto alto, certo, rispetto a prima, ecco, tutto qua. Bene, proprio bene. Per prendere l'idea. Beh, perché a noi ci piace filosofeggiare molto, però l'importante è avere anche il risultato concreto. E Nicolò è a posto bene. Sono contenta, grazie anche ai suoi amici che gli hanno dato un buon consiglio. Esatto. Passaparola, esatto. Funziona sempre. Funziona sempre. Funziona. Sì, lo salutiamo, Nicolò? Ciao. No, a presto, okay. Perché quando vorrà andare a trovare il dottor Pinelli, ma da paziente guarito, però. Grazie per la telefonata, grazie. Grazie a voi, ciao, grazie Nicolò. Dottore, molto e buon proseguimento.
Grazie davvero, grazie. Molto gentile Nicolò, e davvero adesso questa città che è stata come molte città della Lombardia, del nord Emilia martoriata, speriamo che risorga in fretta, ci sono tante energie positive. Dottor Pinelli, molto sinteticamente, così magari riusciamo a fare ricevere un'altra telefonata. Senta, questa cura nutraceutica, rispondiamo all'altra e vediamo. Poi diamo le indicazioni proprio pragmatiche, perché sennò i telespettatori ci tirano le orecchie e avrebbero anche molta ragione. Sentiamo chi c'è e poi concludiamo con quelle cose. Che no? È caduta la telefonata. Ah vabbè, se volete e se possiamo permettercelo. Allora, sa che io devo fare la curetta perché non mi ricordo più la prima domanda, però le indicazioni sulla cura sì. Sì, allora, la nutraceutica è un insieme di farmaci naturali che hanno pubblicazioni scientifiche uno per uno e se messi insieme con una formula ben precisa sono efficaci per la retina, cristallino, cornea, ma nel tempo anche agli altri organi, avremo altri prodotti. Quindi la nutraceutica è il farmaco ideale che esisteva fino a 200-300 anni fa, quando non c'era l'industria del farmaco chimico, e quindi la nutraceutica ha 8.000 anni e la farmacologia chimica ha 300 anni. Certo, vogliamo ricordare, perché stasera lei non si è presentato col suo solito bicchierone, ce l'ha? Ah, ce l'ha, è vero. Allora, vogliamo ricordare quali sono i... Non è una pozione miracolosa o una stregoneria, è semplicemente lo studio quindi la quasi alchemico, diciamo così, di sostanze che sono comprovate proprio da numerose pubblicazioni scientifiche, ma che comunque si sa per conoscenza, per tradizione, che fanno molto bene. Ripetere quali sono? Ma il Mirtillum nigrum, per esempio, luteina da tagete, resveratrollo, l'antocianina da blueberry, addirittura questa riesce a rendere più trasparente un cristallino, quindi in futuro pensiamo anche a quello. Poi c'è centella asiatica e poi c'è Emblica officinalis, detta Amla o Amalaki, che è una pianta prodigiosa che ha 10.000 anni in Ayurveda. E noi abbiamo tirato fuori, queste sono pubblicazioni di impact factor forte, resveratrolo addirittura riesce a gestire malattie oculari. Quindi in sintesi io ho messo insieme e ho fatto il Retina Project Pinelli, ma seguirà altro a breve perché funziona, prepara il tessuto e poi viene la fotosintesi della retina preparata da vegetali, farmaci pubblicati scientificamente, fa sì che il corpo reagisca e non solo la cornea o la retina. Quindi è molto importante, il passato di 10.000 anni sta tornando dopo 300 anni di chimico, quindi tra 10.000 e 300 c'è veramente un abisso, ma non ce lo possiamo ricordare noi. Mi permette di rispondere alla telefonata, poi nel frattempo mi è venuto in mente che parlavamo di segnatura, quindi parlavamo di morfologia di alcune piante che ci dà un'indicazione per il loro utilizzo e quindi vogliamo sapere anche la posologia del suo prodotto. Fantastico. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Bruno. Bruno? Di Brescia. Da Brescia? Da Brescia, sì. Tutto bene, Bruno? Tutto benissimo. Benissimo. Senta, anche lei ha ricevuto un trattamento, è un paziente, e invece se no un telespettatore che vuole chiedere qualcosa? No, io sono stato un paziente, un paziente. Un paziente. Esatto. Ci racconta un po'? Beh, ho fatto dal professor Pinelli questo intervento dove mi ha cambiato la vita. Ah, però. Cioè, una vita migliore, diciamo, rispetto a prima, perché l'handicap degli occhiali per me era molto oneroso, mi dava molto fastidio il fatto di essere legato ogni giorno per mettere l'occhiale altrimenti di non vedere, e per tante cose insomma, e ho fatto questo intervento
devo dire che sono stato contentissimo di un risultato già dopo qualche ora, di vedere limpidamente, anziché offuscato nel modo... È vero che c'è un po' una... Ci hanno descritto altri una leggera nebbiolina, però si percepisce già che la visione... Lei ad esempio che difetto visivo aveva, lamentava? Beh, io facevo fatica a vedere da lontano e da vicino era impossibile leggere. Ho capito. E questo era anche un po' incompatibile magari col suo lavoro, cioè le dava qualche problema? Posso sapere cosa fa nella vita? Immobiliare, immobiliarista, sì? E per cui il fatto della carta, del leggere, contratti, eccetera, eccetera, diciamo, era sempre una cosa che la vista è molto importante. Il fatto a volte di dimenticare l'occhiale, perché non lo mettevo sempre, perché mi dava disagio, mi rendeva un po' la vita difficile. Con questo intervento veramente mi sembra di essere tornato indietro almeno 30 anni. Sì. È vero. Noi siamo contenti. Adesso il dottore si ricorda di questo paziente, certo, suo concittadino. Anche, Bruno? Sì, me lo ricordo. Originario di Brescia. Me lo ricordo bene. Ha una voce molto bresciana, cioè prudente. Sì. Però so che sei felice e che ti hai detto prima ti è cambiata la vita, cioè ti senti più libero. Come ti senti? Sì. Beh, mi sento pronto a affrontare qualsiasi cosa che prima è forse un fatto psicologico, non lo so, abitudini, non so come spiegare. Esatto, molto più libero di non avere l'handicap che ogni volta che uno si alza dal letto deve mettere l'occhiale perché non ci vede. Signor Bruno, non è indifferente. Anzi, no, signor Bruno, il telespettatore, il paziente del dottor Pinelli di prima, il signor Niccolò che chiamava da Bergamo, ha detto che era già da prima con gli occhiali era già uno sportivo scatenato, ha detto si è regalato una giornata di moto, anche se l'indicazione era di stare un po' calmo, tennis, lei cosa ha fatto? Quale piccola follia ha fatto? Senza occhiali? E non posso dire che ho fatto delle follie, ho impostato la mia vita in un modo diverso, con più serenità, più tranquillità, cioè si fa un po' fatica a descrivere l'handicap di non vedere e poi tornare a vedere, perché ci vuole il tempo secondo me per appunto… Ah, ragione, il cervello... Non bisogna far follie, bisogna vivere... Dicono che ci metta 21 giorni il cervello per riprogrammare una condizione. E conferma, dottor Pinelli, questa teoria dei 21 giorni? Stiamo triangolando qua. Sì? Io so che noi impieghiamo 21 secondi a togliere il difetto. Bene. Però posso dire che... Quando lui dice che non sa perché e cosa sente, questo è l'effetto poi a livello centrale della luce e quindi vivendo capirà certo, e farà esperienza, quindi sta cambiando tutto. Va bene, guardi, io parlerei ancora con lei, signor Bruno, però devo salutarla, augurarle il meglio quest'estate, soprattutto la salute degli occhi, la salute in generale, che poi è la cosa più preziosa a cui tutti dobbiamo anelare, poi prendiamoci anche qualche soddisfazione, qualche buona giornata e tutto quanto. Dottor Pinelli, allora la ringrazio tanto, signor Bruno, e davvero tanta felicità le auguro. Dottor Pinelli, siamo in conclusione, del segnatura parleremo un'altra volta, però ad esempio a me mi ha spiegato che la noce fa bene al cervello e già se la osserviamo ha la forma di cervello, il griglio di noce. A me ha spiegato che la pigna rappresenta simbolicamente la pineale e sta in certi luoghi nel mondo, e non una pera o una mela o l'uva, ma se vedete alcuni monumenti nel mondo esiste la pigna, anche sulla testa di Buddha c'è una pigna, oppure che la digitale slanata ha la foglia a forma di cuore, quindi condivido quello questa che dice, la natura ci dà dei segnali.
Sì, se poi anche Leonardo studiava queste cose non erano sciocchezze. Sì. Abbiamo concluso. No. Allora, io non so se poi ci vedremo finalmente dal vivo o continueremo a fare questi collegamenti. Comunque non è male neanche così, e devo dire che i nostri telespettatori apprezzano anche questo sforzo che fa il dottor Pinelli da Lugano, però è sempre molto bello sapere che le trasmissioni sono seguite. Io le auguro davvero una buona estate. Si ricordi l'appuntamento, che questa volta slitta all'ultima settimana di agosto, appuntatevelo anche voi se volete. E niente, la nutraceutica per chi ha patologie, ma anche per chi vuole mantenersi in buono stato, giusto? Perché soprattutto per chi vuole prevenire. Prevenire è importante. E quindi tenersi preparato. Ecco, mi spiace per stasera, per questa cosa, potevo essere lì, ma adesso io vado a dormire perché domattina alle 7 ho un... No, ma è giusto, poi dottor Pinelli, va bene, ma guardi, non ma si sa in agosto come promesso. Le cose. Ecco, io voglio dirvi anche una cosa, prendere i nutraceutici, ad esempio anche quello del dottor Pinelli, guardate che male non fa per prepararci ad affrontare eventuali secondi passaggi di virus, oppure se non sarà questo ci saranno quelli influenzali, così meno. Cioè teniamoci su che riusciremo a sopravvivere, a affrontare, a passare bene le malattie. Accidenti, l'umanità è andata avanti anche senza delle cose chimiche, quindi facciamo un ritorno alla natura per sfidare ogni evento. Le auguro davvero tanto bene, dottor Pinelli, grazie ancora. Grazie. Ci saluti la bella Lugano, abbiamo visto immagini bellissime. Grazie davvero a tutti, arrivederci. Buonanotte a tutti, grazie.